nuovi pozzi di accertamento per valutare estensione e potenzialità del giacimento di idrocarburi in provincia di proprietà della società di estrazione Erminio SRL. La richiesta è stata già presentata alla soprintendenza, ricevendo per ora solo un'autorizzazione di massima perché la zona interessata ricade nell'area di tutela 2 del piano paesistico che vieta gli impianti industriali, come conferma il soprintendente Alessandro Ferrara. Una delle osservazioni al piano presentate dagli enti del territorio chiede però di distinguere l'attività estrattiva da quella strettamente industriale. Se tale osservazione dovesse essere accolta, sarà così possibile chiedere da parte dell'Irminio l'autorizzazione definitiva. Il rappresentante della società, Antonio Pica, nel frattempo annuncia l'intenzione di proseguire il progetto di potenziamento del pozzo, dichiarandosi al contempo disponibile a rispondere a dubbi e domande provenienti dalle associazioni ambientaliste e ribadendo la volontà di ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività estrattive messe in atto dalla società. E adesso dobbiamo andare avanti con tutte le altre procedure e prima di tutte la valutazione di impatto ambientale. Abbiamo già completato il rapporto che dovrebbe essere presentato a breve al territorio ambiente, ripeto, con la massima trasparenza per cercare di in primo luogo mantenere gli obblighi che noi abbiamo rispetto alla Regione Siciliana e con l'assessorato industria, che sono quelli di sfruttare al massimo quelle che sono le risorse regionali. Noi abbiamo lì un giacimento, non sappiamo, stiamo cercando di capire quanto si estende e quali sono le potenzialità, e nell'ambito di questo progetto dobbiamo portare avanti l'attività, e in questo inserisce questo programma che abbiamo di fare dei nuovi pozzi di accertamento.